E oggi a Radio Classica parliamo anche di una bellissima realtà della Basilicata, Accademia Ducale Centro Studi Musicali. Si tratta di un'accademia nata nel 2016 dall'entusiasmo, dalla passione, dalla voglia di conoscenza di un gruppo di giovani musicisti e già cresciuta in questi anni moltissimo, al punto da ottenere i fondi del FUS, quindi per la qualità del programma artistico, ma anche per l'attenzione a una ricerca di rarità e una ricerca anche nel modo di porre la musica, non soltanto di scoprirla. Veramente unica appunto nel territorio della Basilicata. Ci allontaniamo quindi oggi anche dalle grandi capitali per scoprire un territorio che ha anche una grande voglia di riscatto attraverso la musica e lo fa con progetti che non hanno nulla da invidiare appunto a quelli dei grandi centri musicali. In particolare mi ha molto affascinato da parte dell'Accademia Ducale l'attenzione riservata, per esempio, fra le tante cose al barocco ibero-americano, su cui il Centro Studi dell'Accademia Ducale sta compiendo approfondite ricerche, e fra i prossimi progetti c'è anche un'attenzione mirata alle rarità e agli inediti di Ludwig van Beethoven. Ma di queste e di tante altre cose parliamo con due componenti dell'Accademia Ducale, dell'Ensemble Accademia Ducale, una di esse, Erminia Nigro, è anche vicepresidente e responsabile della produzione artistica, e l'altra è pianista Sara Moro, entrambe eccezionali musiciste animate da uno spirito di passione, di ricerca che è proprio di questa accademia. Innanzitutto le saluto e le ringrazio per essere con noi, benvenute. Grazie, grazie mille. E partiamo con Erminia Nigro, appunto, che ha fatto partire insieme a Giuseppe D'Amico e un altro piccolo un gruppo di musicisti nel 2016, se non sbaglio, questo progetto. L'Accademia Ducale è nata nel 2016, dopo che Erminia aveva già fondato un ensemble di musica da camera Under 35 l'anno precedente. E raccontaci un po' come è nata questa avventura. Grazie Luca, innanzitutto grazie mille per questo invito e grazie davvero. Allora, l'Accademia Ducale, come ben dicevi tu prima, è nato proprio nel 2016 da un gruppo di musicisti e non solo, anche di appassionati di musica, di cultura, un gruppo di amici. Siamo nati in seno alla nostra diocesi, la diocesi di Acerenza. Siamo nati in un piccolo paese della Basilicata, Pietragalla, e com'è nata l'Accademia? Allora, innanzitutto, diciamo, per l'amore verso la musica e per la cultura, abbiamo deciso di sederci a un tavolo e fondare l'Accademia, decidere insieme cosa fare. L'Accademia, proprio per questo, si chiama Accademia Ducale perché? Perché siamo nati, la nostra prima sede è il Palazzo Ducale di Pietragalla, nel centro storico di questo paese, nel cuore della Basilicata, Centro Studi Musicali. Infatti, perché ci chiamiamo così? Diciamo che i nostri tre filoni principali sono di sicuro, innanzitutto la formazione. Dai più piccoli fino alla formazione degli adulti, nonché anche l'alta formazione. Poi abbiamo naturalmente il centro studi, di cui tu hai già parlato benissimo, ma che approfondiremo, in quanto non vogliamo soltanto diciamo, eseguire la musica, ma ricercare, diciamo, soprattutto dare la luce a repertori e a brani, a compositori anche, che sono stati magari dimenticati o sono proprio sconosciuti. E infatti noi svolgiamo ricerche di questo tipo, come per esempio quelle sul barocco ibero-americano, e inoltre, per esempio, anche nello scorso anno abbiamo fatto uno studio di ricerca, per esempio, su un compositore contemporaneo scomparso da non molto, per portare alla luce la sua produzione.
Inoltre anche stringiamo naturalmente rapporti anche con enti che si occupano di questo, poi ne parleremo dopo. L'ultimo, ma penso sia il più importante, è proprio il filone della produzione. La nostra produzione si concentra non soltanto su opere del passato conosciute, ma come dicevo prima anche sconosciute, e anche su compositori contemporanei, sia con musiche già esistenti, ma anche con musiche scritte ad hoc per il nostro ensemble. Diciamo che il cuore della nostra produzione è il nostro ensemble, ensemble a geometria variabile. Infatti a seconda del repertorio andiamo dal duo a ensemble più grandi. E una cosa importante è il fatto che uno dei nostri intenti principali è stato sempre quello di fondare un ensemble stabile con cui poter lavorare, creare un suono, lavorare insieme, quindi anche confrontarsi tra di noi e creare quello che poi sarà il lavoro finale, ossia l'esecuzione, il concerto. Come dicevi tu prima, una cosa importante, noi siamo nati come associazione nel 2016, sì. Ma dallo scorso mese siamo diventati una fondazione di partecipazione, ente del terzo settore, e questa è una cosa importantissima per noi da tutti i punti di vista. E dallo scorso anno abbiamo anche ricevuto il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura e l'accesso al Fondo Unico per lo Spettacolo, proprio perché penso che abbiano riconosciuto la qualità e l'entusiasmo che abbiamo, diciamo, nel fare quello che facciamo. E non lo facciamo solo per noi, ma lo facciamo anche per il pubblico. Infatti, cosa importante è che noi vogliamo anche arrivare al nostro pubblico. Infatti, durante i nostri concerti raccontiamo al pubblico, e non solo durante i concerti. Durante il lockdown è nata la nostra web TV, su cui facciamo delle trasmissioni divulgative, anche come, diciamo, una sorta di guida all'ascolto. Abbiamo fatto anche delle interviste su temi specifici della musica contemporanea e non, perché vogliamo rendere consapevole il nostro pubblico e fidelizzarlo in modo che possa seguirci. E non solo, non vogliamo andare solo nei teatri, ma vogliamo andare anche nei piccoli centri oppure nei posti in cui non c'è un teatro, perché ci piace radicarci sul territorio e stare in mezzo alla gente, non creare un muro tra noi e il pubblico che ci sta ascoltando, ma vogliamo che sia partecipe e che renda ancora più bello quello che poi sarà l'esecuzione e quello che andremo poi a fare durante i nostri concerti. Bellissimo, stupendo, e abbiamo già capito dalle parole di Erminia Nigro qual è lo spirito che anima l'Accademia Ducale, Centro Studi Musicali, non soltanto fare musica al meglio, ma veramente spendersi anima e corpo per riuscire a portare capillarmente la musica in una terra in cui ancora non ci sono così tante occasioni di ascoltare musica classica, come si suol dire, rispetto ad altri territori. Ne parliamo anche con Sara Moro, pianista, ormai quasi lucana di adozione, anche se è nata a Palmi e si è formata in tanti luoghi diversi, dal Conservatorio Cilea di Reggio Calabria, al Verdi di Milano e poi il diploma accademico di secondo livello con lode e menzione sotto la guida di Emanuele Arciuli a Bari, una pianista che come altri musicisti dell'ensemble ha sposato questa linea quasi comunitaria, no? La vostra idea è proprio di creare un gruppo che non soltanto suoni insieme, ma condivida anche certi ideali, giusto? Sì, grazie Luca. Esattamente, la nostra idea è quella di creare, di sviluppare sempre al meglio un ensemble strumentale
partecipato, ecco, partecipato nelle intenzioni, nella voglia di fare, nella voglia di collaborare, di riscoprire tutta, diciamo, la bellezza di essere veramente musicisti. Significa che diciamo, la nostra azione, attività, non solo si concretizza quando suoniamo, ma si concretizza anche quando generiamo un prodotto musicale, ne parliamo insieme, ci organizziamo anche per poter discutere insieme alla direzione artistica, che è il maestro Giuseppe Di Amico, di cosa può avere più senso o fare rispetto ad altro, o come arrivare a creare un determinato suono, su che organico lavorare. Cioè, sono veramente tantissime le sfaccettature con cui poter vedere la musica in questo contesto che è un po' diversificato, se vogliamo, dallo standard. Noi, come diceva appunto Erminia, ci teniamo molto a questa forma di ricerca musicale, che perché crediamo che sia giusto portare al nostro pubblico qualcosa di nuovo, quindi raccontarglielo, farglielo vedere attraverso noi che ci lavoriamo con passione, con dedizione. Beh, lanciare quindi un messaggio, ecco, un messaggio che è un messaggio di novità che non è solo attraverso la musica contemporanea, che fa parte comunque del nostro, diciamo, dei nostri filoni di ricerca e di azione, ma anche appunto tramite la riscoperta di autori del passato. Prima anticipavamo che abbiamo in animo appunto quest'anno entrante di approfondire un progetto di ricerca proprio sulla figura di Ludwig van Beethoven, che sembra stranissimo, ma anche di Beethoven, che è un nome così importante, esistono tantissime opere da riscoprire per ensemble strumentale, o noi lavoriamo anche con delle riduzioni appositamente scritte per noi, delle partiture orchestrali su, appunto, per il nostro ensemble. Quindi un progetto che in realtà posso dirti è stato già parzialmente avviato, perché proprio qualche mese fa noi abbiamo avuto l'onore e l'occasione di poter collaborare, avere come ospite il celebre virtuoso Slomo Mintz, con lui eseguire appunto un concerto interamente dedicato a Beethoven, e nell'ambito di questo concerto abbiamo rappresentato anche l'Overture di Macbeth, un'opera incompiuta di fatto di Beethoven, che per la prima volta in riduzione per il nostro ensemble è stata eseguita in Italia. E poter dire, insomma, anche noi siamo molto orgogliosi, questo forse si percepisce di questo approccio che abbiamo, perché è un approccio nuovo, è un approccio vivo, è un approccio che tende a portare il pubblico a essere interessato, e forse un approccio molto sfidante, perché ci rendiamo conto però ci crediamo, ecco, questa è una cosa molto importante per noi e per tutti i componenti dell'ensemble, e credere in questi progetti, credere che portare il nuovo con professionalità e con competenza, ecco, possa essere un punto di forza. Fantastico. E tra l'altro, mentre Sara Moro parlava, mi veniva in mente che uno dei punti diciamo creativi, ma anche di divulgazione importanti, è la produzione di adattamenti, trascrizioni per questo ensemble di brani sinfonici, di concerti che possono essere proposti anche in situazioni, diciamo, più intime, cameristiche, o in sale più piccole, portando un vasto repertorio in situazioni disparate. Recentemente, tra l'altro, Sara Moro ha suonato proprio la versione che Muzio Clementi ha fatto della Sinfonia numero 40 in Sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart, una versione di grande pregio, molto poco conosciuta, che permette di portare al pubblico questa sinfonia in un modo diverso e anche adatto appunto a
qualsiasi situazione. Ma ecco, torniamo con Erminia Nigro proprio a questo tema della composizione, quindi musica contemporanea, ma coinvolgimento anche di compositori in questo lavoro appunto di adattamento e di trascrizione, quindi un laboratorio continuo, si può dire, no? Sì, sì, è proprio così. Diciamo che nello spirito di tutto ciò che abbiamo detto prima, nello spirito di collaborazione e di lavoro che poi viene alla luce insieme, diciamo che noi amiamo fare questo, nel senso che ci piace confrontarci con chi lavora con noi, non è per noi, ma è con noi. Infatti, tra le varie produzioni che noi diciamo facciamo, diamo grande spazio a questo, all'adattamento per il nostro ensemble, perché proprio come dicevi tu, questo ci dà la possibilità di eseguire capolavori del passato o comunque quindi adattamenti in luoghi anche un po' più piccoli e intimi, magari come era proprio nel passato. E noi lo facciamo in questo modo, nel senso che ci sediamo sempre a questo famoso tavolo e lavoriamo insieme, discutiamo di quali potrebbero essere magari gli strumenti da poter inserire nell'ensemble o magari col compositore si può parlare di quale strumento, poiché c'è un adattamento, quindi è naturale che un'orchestra verrà ridotta in un piccolo ensemble, di quale strumento per esempio potrebbe rappresentare meglio il colore di quello strumento che magari non è presente all'interno della composizione. E naturalmente ci piace fare questo per poter dare sempre quell'aspetto più intimo del brano, però nella versione cameristica, e di questo lo facciamo normalmente o su brani sinfonici, quindi su sinfonie, oppure anche con concerti per solista, solista e orchestra. Però molte volte cerchiamo anche di, per esempio come la Sinfonia 40 di cui hai appena parlato, cerchiamo quei piccoli gioielli, diciamo, che possano rappresentarci ancora di più e dare una maggiore luce a quella che è la nostra produzione. Benissimo. E torniamo un momento su questo tema beethoveniano che sicuramente avrà incuriosito un po' i nostri ascoltatori, perché in effetti è vero che di Beethoven non conosciamo ancora tutto, ed esiste in Italia un centro ricerche musicali, c'è un sito anche lvbeethoven.it, un sito molto ben curato da un gruppo di collezionisti di partiture, musicologi, musicisti, che hanno portato alla luce in effetti una serie di rarità, di inediti anche in certi casi, tenendosi in contatto con ovviamente i grandi centri mitteleuropei viennesi. E avete avviato appunto un progetto che mira a eseguire molti di questi lavori, giusto? Sì, esatto. In realtà è stata proprio avviata una formale collaborazione con questo ente di ricerca che ha numerosissimi esponenti che sono musicologi appunto italiani, ma si affaccia e si confronta anche con altre sedi importantissime appunto per Beethoven, quali Bonn e Vienna. Quindi è anche lì un lavoro, diciamo, in rete, ecco, che loro fanno e che consentono di così, diciamo, ottimizzare tutte le informazioni e in qualche modo conguagliarle in un unico progetto, in un unico filone idea. Diciamo che appunto, come sembra assurdo, ma molte opere di Beethoven non sono o mai state eseguite o comunque non hanno avuto la stessa fortuna e la stessa fama delle opere più conosciute, e tra questi ci sono anche dei piccoli capolavori. Prima avevo citato l'ouverture del Macbeth, ma tantissimi altri brani sia cameristici, se vogliamo anche solistici, con
un'orchestra. Magari si tratta di opere spesso che non sono state completate o non sono state, diciamo, si tratta sia di frammenti che di singoli movimenti, di, insomma, di opere che non hanno avuto quindi un completamento definitivo, ma che comunque meritano molto interesse e meritano di poter essere portate alla luce. Ripeto, non ci si rende conto della mole del quantitativo di questi scritti fino a che non si parla, anche se poi con i musicologi che stanno dietro a questo progetto e che sono veramente eccezionalmente informati e sanno anche guidarci, perché l'azione dell'Accademia è congiunta in questo caso anche sulla qualità di alcuni lavori piuttosto che altri, di alcuni cataloghi piuttosto che altri, che, diciamo, di alcune opere che si trovano in alcuni cataloghi piuttosto che in altri. Quindi lì il nostro è un progetto veramente ambizioso, ma che penso porterà, non ne sappiamo ancora benissimo gli esiti, perché esattamente il repertorio lo stiamo scegliendo in questo periodo, quindi porterà in Italia, in Basilicata e speriamo anche nel mondo, insomma, un repertorio non ancora conosciuto, anche se di questo grande autore che è appunto Ludwig van Beethoven. Grazie mille a Sara Moro per aver approfondito anche questo aspetto. E un ultimo punto, ultimo, ma in realtà poi ci sarebbe molto altro da dire, ci serviamo naturalmente qui a Radio Classica di seguire questa avventura dell'Accademia Ducale nei prossimi anni. Tra l'altro un aspetto non trascurabile è il fascino dei luoghi dove l'Accademia Ducale prepara, produce i concerti e le sue produzioni, questi paesini arroccati veramente magici a Cerenza e Pietragalla, nel cuore della Basilicata. E un ultimo punto, dicevo, che affrontiamo oggi è anche la discografia. Nel 2019 Erminia Nigro ha realizzato un disco monografico su Julien François Zbinden con Giuseppe D'Amico, appunto, che è il direttore artistico dell'Accademia Ducale, al contrabbasso, e Lucrezia Merolla al pianoforte. Il trio Marsia, naturalmente, è soltanto il primo step, immagino, Erminia, di un lavoro discografico futuro che potrebbe dare molte soddisfazioni, vero? Sì, assolutamente, assolutamente. Grazie innanzitutto per aver parlato di questo, perché mi collego dicendo proprio che questo è importantissimo, in quanto comunque noi ci stiamo preparando ad altri lavori da incidere. È una cosa importante, e che stiamo per dare il lancio anche alla nostra etichetta discografica dell'Accademia Ducale, e quindi non solo naturalmente il disco registrato è stato registrato per un'altra etichetta, però stiamo dando il via anche proprio a questo lavoro, perché vogliamo, diciamo, andare dalla ricerca fino alla produzione, e vogliamo, diciamo, rappresentare tutto il filone e poterlo fare anche autonomamente. Quindi siamo molto contenti di questo. Benissimo, un progetto veramente olistico, come si suol dire, a 360 gradi, totalizzante. E io oggi ringrazio per il momento e saluto Erminia Nigro e Sara Moro. So che devono mettersi in viaggio, perché l'attività dell'Accademia Ducale è veramente instancabile. Questo mi piace molto. Amo veramente i musicisti che ogni giorno sentono la missione musicale come qualcosa di quotidiano e danno tutti se stessi, appunto, per la causa che più di ogni altra ci sta a cuore, portare la musica che amiamo il più possibile in Italia e nel mondo. Vi ringrazio molto, e allora ci teniamo in contatto per le vostre splendide iniziative. Grazie ancora. Grazie, 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 grazie di tutto. Grazie. E oggi ci salutiamo con un ascolto dal disco
Da Vinci Classics con musiche di Zbinden, Julien François Zbinden, compositore tutto da riscoprire, dal concerto per clarinetto opera 87 nella versione cameristica per clarinetto e pianoforte, con Erminia Nigro al clarinetto e Lucrezia Merolla al pianoforte, musiciste dell'Accademia Ducale. Ascoltiamo il terzo movimento, Hommage a Benny Goodman, omaggio al grande clarinettista jazzista, ma non solo. Ricordo ad esempio la sua interpretazione memorabile dei contrasti di Béla Bartók, oltre che del concerto di Mozart e molto altro. Ancora una figura imprescindibile del Novecento clarinettistico, Benny Goodman, e con questo omaggio oggi vi saluto. Musica di Julien François Zbinden, edita da Da Vinci Classics. Una buona serata da Luca Ciammarughi.